Quello che è anche molto importante è il potenziamento del depuratore. Con circa 600.000 euro sono stati già effettuati dei lavori e il nostro depuratore è diventato davvero un gingillo che da Salerno fino a Sapri possiamo dire che non ha eguali. In qualsiasi momento della giornata si può vedere quelle che sono le qualità delle acque perché sono per l'appunto computerizzate. Il sindaco di Ascia, Pietro D'Angiolillo, con esperti del settore, ieri sera in un incontro pubblico ha presentato la proposta di riqualificazione dell'area campo sportivo per attrezzature urbane. I numerosi cittadini presenti presso l'ex bar Bertolini nel corso Elea hanno ascoltato con attenzione l'idea progettuale, illustrata dal professore Vito Cappiello, professore ordinario di architettura del paesaggio del Dipartimento di Architettura presso l'Università di Napoli Federico II, e dalla professoressa Maria Costantino, docente del Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria, Scuola Medica Salernitana dell'Università degli Studi di Salerno, oltre che presidente dell'associazione no profit FIRS Terme. L'idea è quella di realizzare strutture per talassoterapie, piscine terapeutiche, giardini tematici ed orti terapeutici, ancora parcheggi interrati, con la riorganizzazione degli spazi mercati. Il tutto per dare nuova vita all'area campo sportivo e creare i presupposti per richiamare flussi turistici da Scea anche nei mesi invernali. Nell'occasione, il primo cittadino ha ricordato i tanti progetti già realizzati negli ultimi anni e quelli pronti a partire. Beh, effettivamente Ascea ha bisogno di maggiore attrattività, bisogna fare in modo che la stagionalità non sia solo quella estiva, ma anche quella invernale, per cui dobbiamo pensare a delle strutture che ci permettano di aprirci al turismo anche nel periodo di bassa stagione, nel periodo invernale. Per cui questa idea progettuale che vogliamo condividere con i nostri cittadini e vogliamo vedere se ci sono delle idee migliorative per fare in modo che questa sia una progettazione che venga affidata in parte anche alla popolazione. Lei ha un'idea, si è confrontato con degli esperti che questa sera ascolteremo, però ha di fondamentale importanza il pensiero dei cittadini. Ma certamente sì, la nostra idea è quella di fare in quell'area una struttura termale con trattamenti di talassoterapia. E sono delle strutture che esistono in poche parti della nostra Italia, per cui effettivamente pensiamo che sia di grande attrattività. Però ovviamente la nostra idea non deve essere disgiunta da quello che è anche il sentimento popolare, per cui ci sentiamo di poter condividere con loro questa sera questa idea. Progetto che poi riguarda un po' anche tutto il Cilento, perché noi cilentiani andiamo fuori dal territorio per usufruire, ecco, dei servizi e anche delle carezze di cui parlava lei. Quindi, come dire, un centro di questo tipo ad Ascea coinvolgerebbe tutto il territorio. Ma certamente sì, un centro che sia terapico, che sia sportivo, che sia ricreativo, che si unisca all'altro grande attrattore, al grande attrattore per eccellenza, che è quello del Parco archeologico di Elea Velia, di modo che il nostro paese sia attrattivo non solo per la nostra comunità e non solo per i territori circostanti, ma anche all'interno del nostro paese e sistema Italia.